Buon pomeriggio, buona Pasqua, buon tutto, sono io Alberto Neo Geo Semprini, Alberto, questo è Echo the Dolphin. Una tazza di caffè e una piccola, piccolo esperimento, una piccola live pomeridiana su... Ah, gioco regalato con Twitch. Scoperto la scorsa settimana che ho un abbonamento a Twitch Prime, avendo Amazon Prime ho anche l'abbonamento a Twitch Prime, quindi mi hanno regalato Devil May Cry versione HD, solamente il primo purtroppo, almeno da quanto ho capito. Allora, chiariamo, io non ho mai giocato a Devil May Cry. Non ho mai giocato, non avendo mai posseduto una PlayStation 2 all'epoca. Devil May Cry è un gioco che non, per una ragione o un'altra non ho mai giocato. Ho giocato, in realtà ho un po'. Sto un po' barando perché ho un po' giochicchiato a Devil May Cry 3, perché uscì anche per PC. E ho una copia di Devil May Cry 3 che ho provato una volta installato e via dicendo. Installato, quindi ho provato per qualche minuto. E poi ho giocato a Bayonetta. Bayonetta è un gioco che ho giocato abbastanza su Xbox 360, ma diciamo, la saga originale di questo genere, insomma, di hack slash. Yuhu, siamo tornati! Ale! Problemi tecnici, è una cosa inspiegabile. Praticamente la Devil May Cry Collection, quando fai partire un gioco, esce. E ti rifà ripartire il gioco da capo e quindi ti rovina completamente le live se le stai facendo. E questa è una cosa veramente fenomenale. Oh, grazie Capcom, grazie Devil May Cry, già ti amo, già ti amo. Allora, ho avuto un moto strano per questo gioco, nel senso che non mi ha mai ispirato tantissimo, devo dire la verità. Cioè, nel senso che... sì, no, lo trovavo interessante, ma non capivo mai cosa ci fosse di così tanto particolare in questi giochi che a tutti piacevano. Allora, vediamo. Allora, io un po' sto barando, come ho detto anche prima, nel senso che in realtà non è veramente il mio vero primo avvio, nel senso che il gioco l'ho già, come posso dire, l'ho già provato in realtà qualche sera fa. Quindi non sono in realtà completamente all'oscuro di tutto, di tutte le meccaniche, di tutta la storia. Un pochino sì, in realtà. Però, insomma, contando, diciamo che ho giocato solo una trentina di minuti, quindi direi che non sono esaustivi per capire un po' com'è il gioco. Vorrei anche vedere se fosse così. Allora, qui c'è una storia della quale sinceramente non mi interessa molto. Se non ho capito male... Riassumo dalla volta precedente, c'era una sorta di guerriero che ha esiliato questo Sparta, il leggendario Cavaliere Nero di cui stanno parlando adesso, che ha esiliato dei demoni in un certo senso, e il nostro protagonista di questa storia è questo Dante, che è un discendente di questo Sparta, Parda, di questo guerriero, no? Se non ho capito male. Quindi allora, questa tizia si chiama Trish. Io so della sua esistenza perché l'ho usata un paio di volte in Marvel's Capcom 3. Per il resto non so assolutamente chi sia. Si vede uno stacco incredibile tra quelli che sono i filmati, che sono in bassa risoluzione, e il gioco che è in alta risoluzione HD. Eh sì, vacci piano, infatti. Allora, qui il look di questa gente mi pare molto tamarro, un po' troppo truzzo. E questa è già una cosa che mi urta alle volte. Ci sono dei sottotitoli più grossi del mondo, intanto. E lui si piglia una spada. Intanto la vibrazione del joypad mi sembra leggermente in anticipo sul gioco. Vedremo. Sparda, Sparda si chiama. Dante. Allora, lui è un truzzo pazzesco. Cioè, veramente inguardabile per me. Cioè, non ho mai trovato minimo carisma per questo tipo di personaggio con i capelli bianchi, vestito in questa maniera, con lo spadone, le pistole, proprio. C'è una roba che mi ha sempre dato i nervi. Però il gioco sembra essere molto interessante.
Qui sta vibrando il mondo. Adesso spero non mi si sia rotto il joypad. Perché sta vibrando come non so che cosa. Finito, ok. E lei gli lancia sobriamente una moto che lui ha tempo di. Ovviamente mentre la moto in aria lui ha tempo di tirar fuori le pistole e distruggerla a suon di proiettili, quindi cosa assolutamente impossibile. Comunque dai primi minuti di gioco capiamo già il tono, no? Di tutta questa produzione. Insomma, un tono assolutamente cafone e irrealistico. E fin qui ci può stare, cioè, non è un problema. Queste sono chiacchiere del quale sinceramente non ho nessunissimo interesse. Tanto so già dove vogliono andare a parare. Che lei è una che lo ha soldato per. L'ha messo alla prova, quindi lo sta soldando per risolvere questa cosa. Anche lei ha dei poteri. Non si capisce perché. E quindi adesso. Non mi ricordavo il ritratto che ho per terra. Forse vuol dire qualcosa. Vediamo se riesco a capire qualcosa. Mundus. Ecco, vedi, come dicevo prima, questo Mundus era questo demone che Sparda, si chiama? Insomma, il discendente di Dante ha esiliato su questa Malet Island. Melee Island, praticamente. Melee Island. Un po' la Monkey Island. Ok, loro arrivano qua. Con la sobrietà che li distingue. E se ne va da sola. Lo lascia lì. Come un coglione. No, un coglione no, perché i coglioni sono sempre in coppia. Allora, se non ricordo male. È bello smooth, no? Cioè, HD dai. Fa una certa. Pietra saga che permette la vita oltre la morte. Ok, contenti di saperlo. Ecco, allora c'è il tasto per la spada, che è questo qua. Questo non so che fa. Qui c'è il salto e queste sono le spade, no, le pistole, che sparano solamente se salti o se tieni premuto un tasto, che è questo, no? Ok, che è una sorta di lock. Ok. Ci siamo. Allora, il primo livello io l'ho fatto. L'ho già fatto in realtà. Come vi ho anticipato, in realtà ho deciso di fare questa live dopo averlo già provato il gioco. Non perché l'avessi provato in realtà, ma perché qualcuno mi ci ha spinto, mi hanno suggerito di farla. E oggi, visto che non so, oggi pomeriggio volevo. Avevo voglia. Non ho capito perché lui ha fatto così con. Cioè, la levetta destra è sta roba qua. Una sorta di taunt. Boh. Lui salta 8 km per aria. La pietra rossa utilizzata per sbloccare nuove abilità. Aprire porte e ottenere nuove abilità. Devi offrire le pietre. Per ottenere nuove abilità, devi offrire le pietre al dio del tempo. Quindi adesso noi dobbiamo raccogliere un tot di pietre rosse per andare avanti. No, stavo provando alcuni tasti. Questa musica mi ricorda molto Resident Evil 4. Quando sei nei punti, nelle zone franche, quando trovi la macchina da scrivere, c'è cioè una musica che ricorda un po'. Ah, questo è il dio del tempo, quindi dobbiamo vederle. Coloro che vogliono acquisire antiche abilità belliche devono sacrificare il sangue.
di mostri, vabbè, le pietre rosse. Non funziona, è meglio che prima sblocchi la porta sotto. Infatti ancora poche pietre rosse, immagino. Sono appena iniziato. Lui salta 8 km in alto, ma 2 cm in avanti, quindi non posso saltare quella baratro, ma posso salire qua su. Salta anche in avanti quando ha voglia lui, ovviamente. Ma non lamentiamoci. Aspetta, lì ci si arriva però in qualche modo lì. Come... Aspetta. Ah, laggiù. No, aspetta, ci si arriva dopo. C'è un altro modo. Non mi ricordo. Non ho presente. Ah, così. Cadendo giù, no? Ok. Almeno di qua. Di là non lo so. Non so se, magari forse c'è un contatore di pietre rosse che è nascosto dalla mia telecamera, quindi in questo momento non la vedo. No, non è ancora abbastanza. Cosa mi manca? Tanto la musica c'è da dentro. Ah sì, questo tasto è per interagire, se non ricordo male. Quindi mi mancano delle sfere. La prima volta che ci ho giocato non è stato così. Le avevo trovate subito le sfere, o forse... Ah, c'è quella chiave rugginosa, ok. Sì, c'è qualcosa che mi ricorda molto il Resident Evil in tutto ciò, eh. Lo devo confessare. Allora, io devo andare lì. Solo che... non ho capito come si fa. Voglio tornare su, se è possibile. Yuhu! Già mi sta venendo l'esaurimento nervoso per colpa di questo. Ale, qualcosa è successo. Dai, che voglio menare un po' le mani, non voglio star qua a pettinare le bambole.
E quindi, scusate, ma ah, ce la porta anche di qua? No, sempre lei. Ah, ne avevo abbastanza sfere, vaffanculo. 2 ore che giravo. È perché non vedo quante sfere ho. Scusate un attimo. Ah. No, non c'è nessun contatore lì, quindi posso tornare con la mia facciona. Ok. Ci avevo anche già giocato, quindi guarda. Frammento della sfera blu, conosciuto anche come frammento di vita, ma è solo un quarto del pezzo completo. Quando ottieni la sfera, un quarto del pezzo completo intera, il livello massimo di vitalità sarà aumentato. Ok. 4 sfere blu. Afferrato. Distruggiamo tutto perché stare qua. Una bella alabarda. Non posso usarla. Ricorda molto l'alabarda che uso in Dark Souls. Allora. Oh, telecamera. Un tavolo gigante, che è? Tavolo per giganti. Tanto, tanto lui si rianima, lo sappiamo già. Chiave rugginosa, a lei. Niente. Lui rimane lì. Eh no. Dai, si parte con la cafonata, su. Allora, fammi capire una cosa, perché... Wow, bello! Lo tiro... Fai anche le juggler? Perché così... Le pistole non fanno un cavolo. Dopo 8.000 colpi di pistola senza ricaricare... Ci sono 3 fessure che permettono di inserire qualcosa. Non mi ricordo sta parte. Non c'è niente. Oh! Scala. Una scala a cima è bloccata, non posso andare oltre. Ok, quindi c'è una botola che blocca tutto. Oh, che è? Mi sparano ogni volta che entro e esco da una stanza, che palle. No, vi saluto. Io ho la chiave rugginosa e quindi andiamo ad aprire la porta rugginosa. Mi sembra il minimo. È molto... cioè mi fa molto Resident Evil, sia l'ambientazione, sia questa musica che... Boh, insomma, identica a quella... L'autore delle musiche è lo stesso, immagino. Adesso io non... In questo momento non so dire... Qui c'è un aereo, no? Ok. Un'altra sfera blu, perfetto. Questo non lo posso. Niente, non lo posso. C'è un epigrafe. 17 pupazzi sono i miei maestri. Nessuno può entrare finché sono loro. Insomma, non li devo far fuori, già mi abbiamo capito, no? Qui ci avevo messo 2 ore per capire che devo colpire. Il simbolo, cioè reagisce ai miei poteri, che cacchio vuol dire? È lì che stavo usando, usavo, usa, 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 non succedeva niente.
Niente, le pistole mi danno un senso di impotenza che mi dà un fastidio. Anche in Bayonetta era così. Cioè, le pistole sembra che non facciano niente. Come ho fatto a fare quella mossa? Ah, ok, scusate. Sì, sì, ok. Questa è la mappa, no, il grilletto è la mappa. Ok. Dietro a destra. Fa il... il taunt. Cioè, io non le userò mai le pistole, perché mi dà un po' più un fastidio fisico. Oltretutto si para anche. Mi dà proprio fastidio il fatto che non facciano niente. Cioè, non ti danno proprio il gusto di stare usando una pistola. C'è proprio... cioè, sembra... stai lì a sparare del riso, capito? Spero ci sia un'arma. Ci si trovi un'arma da fuoco un pochettino più. Pega sacca di vita lì. Ok, questa recupera la vita. Ci siamo. Cioè, proprio non ti dà la sensazione di sparo, di potenza. Cioè, proprio... sembra che stai muovendo dell'aria, insomma. Non... anche in Bayonetta era così, comunque, con le pistole. Lei c'ha tutte quelle pistole dovunque, sulle mani, sui piedi. Oh, ma non c'è un tasto di parata, qualcosa? Una schivata, nulla. Qui c'è solo sta cosa qui. Guarda come debolino Dante, però, eh. Cioè, due colpi gli tirano via un sacco di vita. Dammi quella roba rossa verde. E la Manon si è disciolta. Missione compiuta. Wow, già un livello fatto. Incredible. Beh, sto pronto. Non mi ricordavo fosse così. Salviamo. Sì, sì, ok. Missione successiva. Potenziamento. Ah, possiamo potenziarci. Vediamo cosa possiamo potenziare. Allora, stella demoniaca. Un cristallo con poteri magici che ripristina 5 indicatori di umanità demone. Ma mi sa che non posso fare nulla, perché io ne ho solo 200, quindi non posso fare un cavolo. Non posso comprare niente, ok. Tutti i miei sogni di potenziamento si sono infranti. Sono troppo povero. Se magari ti girassi, Dante, adoro che dico di colpire l'altro. È il dipinto di un paesaggio con una strana aura lo circonda. Questa roba è molto Resident Evil. Con i dipinti da esaminare pure. L'altro. Non credo capire come funziona il puntamento in sto gioco. Voglio cambiare bersaglio, come faccio?
Oh. Loro parano, quindi voglio parare anch'io in qualche modo. Che? Oh. Che ha fatto? Mi ha imprigionato su dei fili, tipo marionetta, come loro. Oh, wow, wow! Morite, ah. Non finiscono più. Muori, va. C'è scudo di una nonna con una spada che le trafigge il petto. Beh, aspetta, sento una voce. Solo Alastor. Costava troppo metterci la voce. I deboli mi offriranno i loro cuori e mi giungeranno eterna fedeltà. E mi giungeranno. Sono io che ho letto male, scusate. Ah, beh. Intanto abbiamo già visto che per lui una spada, uno spadone infilato su per il cuore è come acqua fresca. Abbiamo visto prima che non era un grosso problema per te, dai. Mo. Vorrei anche vedere che non riuscisse a fare una cosa del genere. Deve attraversare la lama in tutti i modi possibili. Cioè doveva tipo squarciarsi tutto. Però non c'è manco un graffio. Un altro sobrio spadone con... C'ha le ali, è un teschio. Per i poteri di Grayskull. Oh, bel potere. Wow. Sì, questa roba molto alla Matrix. Cosa fa? Distrugge tutti i pezzi di vetro? No. Cosa completamente a caso. Fornisce una velocità supersonica e consente di volare. La velocità supersonica come la otteniamo? E come facciamo a volare? Non si sa. Ma figo che fai fulmini. Molto adolescenziale sto gioco. Dai, non è male. Cioè, i controlli... Un truce demonio rappresentato come un diavolo. Cioè, un demonio rappresentato come un diavolo. C'è una traduzione un po' strana qui. C'è una chiave incastonata, vuoi prenderla? Certo. Chiave arrugginita. Prima era rugginosa, questa invece è arrugginita. C'è una chiave in buono stato, non esiste qua. Scusate, le telecamere mi incasinano un po'.
Ebony Ivory si chiamano le due pistole. Wow. Falce Edge. No, Force Edge. Un ricordo di una spada del padre di Dante. Invece questa si chiama Alastor. Ah, beh, Alastor. È la spada che parlava prima. Wow, figo, figo. Effettivamente è più veloce. Oh, ma non c'è un modo per parare. Loro si parano. Perché io non posso? Prima avevo fatto una juggler, come cavolo si fa? Cioè, c'è un modo per fare attacchi diversi, anche prima ho fatto una combo strana. Non capisco. Oh. Oh, dai, va, muori. E dammi magari un po' di vita, visto che ci sei. Oh, grazie. Poca poca, eh. Ma no, questi non tornano. Ah, beh. Ma manco un po' di suspense subito. Tanto valeva che me li facevi già trovare già in piedi. Ah, ma succede qualcosa qui. Se premo questo tasto. Che è? Ah, che sia il potere della spada questo. Infatti quelle lettere sono comparse dopo che ho preso la spada, mi sa. Fico. No, no. Ok, qui dentro che c'è? Au! Un immenso potere più di avvicinarsi. Yo! Prima di affrontare il leone ho bisogno di un segno. Un segno da parte di chi? Un segno. Guardiano di Dio. Ah, si va qua su. Pensavo fosse solo per bellezza. È pure una porta questa. Solo coloro che accettati dal leone possono liberarmi. Ok, quindi bisogna prima andarli dal leone. Cioè trovare un segno. Andare dal leone e poi dopo... aprire quella porta. Qui però c'è un'altra porta. Potere non va più, non capisco. Non capisco come funziona. A caso proprio, non sapevo che si potesse muovere, ci ho proprio provato. Adesso.
Botola, ok. No, aspetta, non volevo caderci, però. Io volevo vedere crociali. Bastone giudizio, un bastone che si illumina di luce misteriosa. Ah, siamo sempre qua. Bello. Ah, fucile. Ottimo, 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 ottimo. Vediamo se... Come si facciano le armi. Equipaggia. Una doppietta. Vediamo se è più efficace del... Che vuoi? E perché non mi ha rotto il cazzo prima? Non mi rompi adesso? Vabbè, dai. Capito. Oh, molto meglio. Molto meglio di quelle pistoline che non fanno un cazzo. È vero che però loro si parano anche loro, uffa. Che è sta schifezza? Ragni, ma che schifo. E mo dove vado? Perché adesso ho preso quel bastone di luce? Ah, forse è il segno di cui avevo bisogno quel bastone. Non siete ancora qui voi? Oh, sì, questa è un'arma da fuoco, finalmente. Oh, mi sparano anche loro? Abbiamo finito. Perde sangue, cioè sono delle marionette che perdono sangue. Non sono accorto adesso. Strano. Dai, basta. Avete finito? Chi è? E dov'è? Mo ti vengo a prendere. Come ci sei arrivato quassù te? Vediamo il segno. No, aspetta, allora forse questo bastone non era... Quindi il bastone non era il segno. A meno che non si debba usare in qualche modo, ma mi pare che... Che? È
te? Potevo tornare lì perché avevo visto delle cose. Oh, che palle. Cioè, tutte le volte che entro dentro la stanza devo rifar fuori tutti di nuovo. È uno di quei giochi lì. Aspetta, qui infatti non ho visto qua. Cos'è? Ah, vedi che c'è qualcosa. Forse questo è il segno. Qui sono raccolti gli spiriti guida. Bene, allora. Che devo fare? C'è una fessura. È una fessura che devo infilare. Devo infilare il bastone. Però non ho l'opzione per infilare il bastone. Cioè non me lo fa infilare. Forse allora non è ancora il bastone. Torniamo qui. Torniamo lì. Devo andare. Ah, il bastone di giudizio. Sì che ce l'ho il bastone di giudizio. Era così semplice. Potevo cavarmela molto prima. Ah, finita anche questa. Le sfere. Quante sfere abbiamo preso? 381. Quindi abbiamo 608 sfere. In più altre 100, quindi 708 sfere. Salva, salva. Sempre qui, dai. Ok. Bene, signori. Io credo che per adesso, come primo avvio, possa andare. 40 minuti di gioco, dai, penso siano abbastanza. I primi due livelli. Grazie se state qui con noi. Qui siamo eccezionalmente su Twitch, ma caricherò questo video anche su YouTube. Quindi chi mi vedrà su YouTube lo saluto, chi mi ha visto su Switch lo saluto di nuovo. Grazie di tutto per essere stati qui. Ci becchiamo la prossima volta. Non so se continuare questa cosa di Devil May Cry, che in questo caso non mi sta dispiacendo. Effettivamente è abbastanza carino. Guardate che di come gioco, non è male. Molto giocabile, molto liscio, molto scorreva molto bene. Beh, dai. Grazie ancora di tutto, ci vediamo la prossima volta. State attenti a quello che succede in giro. Ciao!